La battaglia di Castelfidardo, interpretata in chiave pop, debutterà il 24 e 25 ottobre al Teatro Astra di Castelfidardo e successivamente al Teatro Vaccai di Tolentino, lo spettacolo teatrale L'Italia chiamò, diretto dal regista Victor Carlo Vitale e che vede protagonista il grande Franco Oppini. L'opera, dedicata alla battaglia che il 18 settembre 1860 fu determinante per l'unità d'Italia, è prodotta da Guasco SRL. Uno spettacolo storico di memoria dove la prosa si alterna al canto con la strepitosa voce del soprano Annalisa Sprovieri. L'intento è valorizzare il progetto anche fuori dai confini regionali. Oltre queste tre date, spero e credo che girerà e deve girare, perché la storia, quella vera, va insegnata anche così, attraverso un tipo di spettacolo che possa essere accattivante. Io interpreto un personaggio italo che ricorda e ricorda a questa giovane Italia che sta per nascere quello che bisogna fare, sapere che ci sono stati molti errori, però proprio dagli errori del passato si può avere un futuro migliore. La particolarità dello spettacolo è che è una commistione di generi, dalla lirica alla prosa, al canto a cappella e invece cantata sopra la musica normale. C'è un'interazione con i video, che sono video storici e alcuni adattati da noi in maniera molto interessante. Abbiamo voluto fare uno spettacolo giovane, abbiamo voluto creare uno spettacolo teatrale che non raccontasse meramente i fatti storici come sono accaduti, ma sapesse rinnovare questo interesse verso la nostra identità. Stanno realizzando uno spettacolo veramente incredibile e con l'auspicio di portarlo fuori regione. Sicuramente stiamo lavorando sia con Roma che con Torino, avendo ottenuto dai musei, rispettivi musei del Risorgimento, avendo ottenuto il loro patrocinio. L'Italia chiamò, promosso da Regione Marche, Comune di Castelfidardo, Comune di Tolentino e dalle associazioni Tracce di Ottocento e Fondazione Ferretti, si inserisce all'interno di un progetto più ampio di celebrazioni sul Risorgimento. La Regione ha voluto totalmente finanziare questo progetto che si inserisce in una triennalità dove nel 2020 si completerà questo percorso dedicato alla battaglia di Castelfidardo, un messaggio importante che diamo non soltanto ai nostri concittadini marchigiani ma a tutti gli italiani, perché ricordare questa battaglia significa ricordare la storia dell'Italia e l'unione dell'Italia.